Settimo weekend di manifestazioni in Francia dei gilet gialli, anche se la mobilitazione sembra sempre più ridotta. Lo slogan è sempre quello: vogliamo le dimissioni di Macron. La protesta si è concentrata nel centro di Parigi, soprattutto nella zona degli Champs-Élysées. Qui ci sono stati momenti di tensione con scontri con la polizia, che ha risposto con lacrimogeni ed ha effettuato diversi fermi. Nella giornata di sabato il vero obiettivo della rivolta sembravano piuttosto i giornalisti e dunque i media, accusati dal movimento in questi ultimi giorni di minimizzare le proteste favorendo le politiche del presidente. Il corteo ha marciato nella parte occidentale della capitale davanti alle sedi di France Télé, BFM, ma non solo. I gilet hanno anche raggiunto la sede del Ministero della Difesa. Altre manifestazioni si sono tenute a Marsiglia, qui hanno sfilato circa 900 gilet gialli. Altri cortei sono stati organizzati nella città di Tolosa e a Bordeaux. Ad influire sul calo delle proteste, le parziali concessioni offerte da Macron ai gilet gialli, come gli sgravi fiscali, anche se nuovi cortei sono attesi a Capodanno.